Ho partecipato a questa manifestazione questa sera perché credo che come vocazionista sia importante sostenere i cittadini, questo popolo santo di Dio, affermando che lo stare insieme, lo diceva già Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Vorrei dire che l'articolo 3 della Costituzione dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli. Qui ci sono state persone che hanno sparato e noi a queste persone vogliamo dire: voi siete gente che sparate. Qui noi siamo gente che speriamo. Vogliamo organizzare questa speranza con l'impegno di tutti, affermando sempre di più quello che è il bene comune, grazie all'aiuto anche di tutti. Questo mi sento soprattutto di dire, e un messaggio ai cittadini: non dovete avere paura. Per favore, non abbiate paura, guardate a Cristo, a quanti siete credenti, e soprattutto guardate a queste mamme, al dolore di queste mamme. Insieme ce la possiamo fare, reagire, e il primo dovere di ogni battezzato in un territorio, cercare di affermare la verità. Siamo chiamati tutti insieme e questa partita la vinciamo insieme. Nessuno gioca in panchina, nessuno può fare la riserva, siamo tutti titolari, se vogliamo il bene di questa città, il bene di questo quartiere.